Noi ci crediamo in queste cose che facciamo. Questa cosa è stata fatta in collaborazione con l'Arciconfraternita Santissima del Rosario, in cui voi vedete che lì c'è una chiesa con gli affreschi di Gian Guindo, c'è un percorso che poi vedrete per andare a visitare. Ecco, cosa voglio dire? Voglio specificare una cosa. Le persone pensano che questo siano dei mercatini di Natale. Io su questa cosa ribadisco più di una volta che questi non sono i mercatini di Natale. Noi abbiamo valorizzato il nostro prodotto, cioè il prodotto che fanno qui a Moiano. Come ben vedete, sui stand ci saranno delle noci, del vino, formaggi che fanno tutto qui al nostro paese. Olio novello. E io posso dire che veramente questa cosa ha avuto un grandissimo aiuto da tutta la popolazione di Moiano. Io su questo li voglio ringraziare veramente, perché li voglio ringraziare veramente con il cuore, perché veramente ci sono stati vicini a questo evento che voi vedete stasera, di cui sarà stasera e domani sera. Io spero che ci sia una grande affluenza. Voglio ringraziare anche l'amministrazione comunale che ci è stato vicino a questa cosa. Questo presepe l'abbiamo realizzato in due persone, sono io e l'altro collaboratore, Antonio Massaro. È la passione, è il nostro amore per il presepe, pure se ci abbiamo lavorato tantissimo. È un presepe che realizziamo da 4-5 anni. Ci tengo a ringraziare la Prologo che ha collaborato con noi e il Comune di Moiano, il nostro amato sindaco Giacomo Buonanno, con tutti gli assessori che stanno vicino a questo spettacolo di chiesa. Come potete notare, sono degli affreschi del Gian Guindo, sono opere d'arte, è una chiesa, è un gioiello, e questo presepe è in effetti come fosse un gioiello nel gioiello. Gli abiti di questi pastori sono del 700, originali, e le statue sono statue vere, sono santi. Non so, io ringrazio la popolazione che verrà a vedere, e sta aperto fino a gennaio.